Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Mafia 3. Dobbiamo andare a parlare con Connie De Marco e sicuramente ci dirà dove trovare Roy. Qualcuno ti ha seguito? Roy è una corda di violino. Ha paura di Greco. Ha paura di te? Ho sentito che hai iniziato a dormire al magazzino. È l'unico posto dove si sente al sicuro. Bene, vuol dire che sarà più facile beccarlo. Quando sarà fuori gioco, arriveremo noi. Vito ribalterà la situazione, vedrai. Affronta Roy Tibi Boudou. Ma com'è tutti questi nomi mezzi francesi? Allora, andiamo a sventrare Roy, così poi ci abbiamo Greco da a cui pensare. Chissà se funzionerà come prima, cioè sconfiggiamo il boss intermedio e poi c'è lo scontro come tipo con il macellaio. Vediamo un attimo che intenzioni c'ha Vito di gestire la cosa, la pratica. Allora, sta pure qua vicino Roy, praticamente dorme, quindi da come abbiamo sentito nelle ultime notti al magazzino. Quindi vediamo un attimo dove cacchio sta e lo sventriamo. Oh, attenzione. E lo sventriamo ben benino. Dobbiamo trovare un modo per entrare, se non sarà sempre come tutti i mini boss al secondo piano. Ma qua già ci siamo stati. Ci sono venuti a rubare. Greco che si libera del signor Thibodeau. Ci sono buone probabilità se continuiamo a perdere soldi e merce. Roy non ha le palle per questo tipo. È solo un passacarte. Non riesco a trovare quel figlio di puttana. Perché praticamente qua siamo venuti a rubare il camion dei medicinali. Qua dentro siamo nella merda. C'è la miseria. È buono. Cacchio, rinforzi arrivati. Non va da nessuna parte. Perfetto. Ah, è morto, va? Meno male. E qua, va? Ti sventro. Vieni. Olè. Non ti conviene. Tanto ti avrebbero ammazzato loro. Ciao bello. Racket del contrabbando messo in sicurezza. Chiamiamo Vito, va? Mi servono i tuoi uomini per prendere un giro di contrabbando al magazzino. Non significa che stia scherzando. Forse manderà qualcuno dei suoi per cercare di eliminarti. Cerca di salvarti il culo. Metti le mani su Greg e fagli tutto quello che vuoi, ma non ucciderlo. Quello tocca a me. I punitori, ragazzi. Attenzione. I punitori ci verranno a cercare. Marcano comincia a strignare, raga. Vediamo quante macchine, i due, dico. Un po' una. Due. Oh, finalmente ci ho indovinato, va. Quindi questo diventa nostro, lo affidiamo a Vito e ci manca Greco adesso. E come fece il signor Clay a convincere Thomas Burke, Vito Scaletta e la donna chiamata Cassandra a lavorare assieme? Indisse una riunione. Disse loro di incontrarlo nella casa colonica di una piantagione nel Bayou. Quando furono tutti nella stessa stanza, spiegò loro come voleva eliminare Marcano. Lincoln sapeva essere persuasivo. Vedi, già cominciamo ad andare avanti con le cose. Racket del contrabbando, incontra Vito. Grazie a te qui è tornato tutto alla normalità. Vedi che figuratevi, regà. Ok. Benissimo, regà. Sì, questo è proprio il magazzino dove abbiamo rubato il camion di medicine. Allora, Vito sta pure qua vicino. Così vediamo un po'. Salute aggiuntiva. Ora che ho ottenuto un'altra barra della salute puoi supportare più danni. Oh, finalmente. Un po' dei potenziamenti, raga. E è così. Sta in macchina. Mandate i vostri agenti, ora! Greco è nell'edificio alla fine dell'isolato.
Con un sacco di puttane. Avrà la faccia in qualche fica. C'è qualcuno con lui? Un paio di scagnozzi. Io vado davanti e tu sul retro. Se cerca di scappare, catturalo. Lo uccido io, quello stronzo. Uomini di Marcano. Schiacchi. Dai alla macchina. Guidi tu, io ti copro. Col cazzo, lo stronzo mi scappa. Dai! Allora, prendiamo Greco che sta scappando. Cazzo, perché Greco è dentro la mia auto? Che è una merda, ecco perché. Merda. Perché non lasci che se ne occupi Marcano? Marcano si limiterebbe ad ammazzarlo. Io voglio giocarci un po'. E poi non ho niente di meglio da fare finché non riesco a beccare Marcano. Capito. Evati! Ma porcaccia! Greco, non lo becchiamo più! Ma guardate la miseria della gente che insela dalle scatole. Affanchetta, va. Lascia la miseria. Cacchio, c'entra quello che girava. Queste macchine per scherzare veramente. Oh, c'ho cuore. Stiamo per pià così. Ma ormai lo stanno a far rallentare davanti. Andiamo. Come on, come on. Dai, dai! Ci bucate le gomme pure voi. Non stanno strattando. Non è mia auto, Vito, cazzo! Non ti prometto niente. Comunque non lascerò scappare quello strozzo. Bucate le gomme. Levate da va. Ma me volete le va? Santo cielo. Dai, dai, un inseguimento infinito. Bucaglia le gomme, dai un po', non c'è sta più nessuno dietro, dai. Ah, merda, quel figlio di puttana alla mia auto! Di breve, io con i nemici caricandoli, premendo X. Tagarivo. Tagarivo, aspetta che arrivo. Figa sta cosa, eh? Vediamo un po' se ci riesco. Giù! È uscito dall'auto! Cacchio! No, questo è dei nostri, che cacchio, dimmelo! Che gente ci sta? Oh, prendi me col Greco. E morite? Sta un altro, eh? Che stai? Ok. Cazzo, arrivano gli sbirri. Ehi, la portiera. Sì. Andiamo. A tutte le unità disponibili, individuo sospetto in un veicolo. Devi scrollarti di dosso subito quei biforchi del cazzo. Sembra facile. C'è la polizia qua su sto gioco, la odio. E vabbè. Ho trovato il figlio di puttana sbagliato, ecco cos'è successo. E ora taci. Attenzione a tutte le unità, il soggetto è stato visto al sundown. Quanti cacchio? E levati! È stata sventrata la macchina. Mi state ignorando?
Non è per niente facile seminare la pulizia su sto gioco. Chiama ancora gli esteri alle costole, seminali, Lincoln! A te sembra facile. Oddio, Cristo santo, rallenta, gorilla del cazzo! Che miseria! Su, su! Dai, dai! Buono, ho trovato una buona occasione. Siediti comodo, bello. Il giro durerà poco. Brutti figli di puttana, lasciatemi in pace, cazzo! E ne torni nel tuo buco? Sì. Fai un salto al negozio riesca sul retro. E tu invece abbi un po' di dignità. Cristo. Aiuto! Qualcuno mi aiuti, cazzo! Occhio agli sbirri. Non mi va di essere fermato con questo coglione sul sedile dietro. Wow, merda. Dopo aver passato un paio d'anni qui pensavo che i bei tempi fossero finiti. E invece, eccomi qua. Sono sempre stato convinto che l'erba cattiva non muore mai. Attento, ragazzino. Anche Dio ha un bel senso dell'umorismo. Strano, contorto. Ma ti assicuro che ce l'ha. Vi prego, non ho fatto niente. Non hai fatto niente? Tu volevi uccidermi, cazzo? Stavo solo facendo quello che zio Sal mi ha detto di fare. Ah, non gli sono mai piaciuto, e lo so. Ma questo non era ancora arrivato a tanto. Io non lo so, io non... Avanti, Mikey, perché ora vuole farmi fuori? Ha detto che sei un opportunista, che non saresti mai dovuto venire qua giù. Vuoi che continui? Ne hai ancora 9. Cazzo, ascolta, Cristo! Avevo paura che sapessi del casino e che ne parlassi a Leo e alla commissione. Che casino? Rispondi alla domanda. Zio Sal, lui... Hai visto l'edificio al di là del lago? Sta costruendo un casino laggiù, vuole mettersi in regola. Vuole trasformare la città in Las Vegas. L'azzardo è illegale. Certo che lo è. Ecco perché sta pagando un sacco di soldi per far cambiare la legge. Chi altri è coinvolto? Non lo so. Non lo so, te lo giuro. Sentite, Vip. Vi ho detto quello che volevate. Adesso mi lasciate andare, giusto? Certo. Ma certo. Stupida testa di cazzo. Ripulisco io. E non è il caso che tu resti. Mi raccomando, l'accordo. Mi aspetto una parte di tutti i tuoi guadagni. So come funzionano le cose. Avrai i tuoi soldi. Una donna che si chiama Alma a volte mi aiuta. Cubana, davvero letale. Va a parlarle, vedi se le serve aiuto. Magari ci puoi fare un po' di grana extra. Dove la trovo? Al magazzino. Va bene. Con lui cosa vuoi farci? I pesci devono pur mangiare, no? A che punto si rese conto che Sal Marcano voleva costruire un casinò a nord della città? Abbastanza presto. Fu Michael Greco a dirlo a Lincoln. E il piano di Lincoln Clay era di colpire le diverse organizzazioni collegate al progetto del casinò di Marcano? Tra le bustarelle che pagava per fare legalizzare l'azzardo e i soldi necessari a pagare la commissione, Sal era piuttosto a corto di fondi. Quindi Lincoln decise di approfittarne, costringendo Sal a prendere decisioni difficili, decisioni che avrebbero limitato le sue opzioni. Ti sto dicendo che faremmo il doppio della grana con l'eroina rispetto a uno stupido casino del cazzo. Forse 3 volte tanto. Non si tratta dei soldi. Stai scherzando, vero? È una vita che ti sento dire non voglio quelle dannate scuse, capisci? Devi pagare quello che devi pagare. Pensi che sia un gioco, figliolo. Ed è colpa mia, perché te l'ho fatto credere. Non ho messo le cose in chiaro. Ma non lo è. Questa merda ti rovina, ti consuma. Non faccio una dormita decente da 43 anni. E poi, dopo Lucio, merda. Beh, ehi, abbiamo preso i succhiacazzi responsabili, dal primo all'ultimo. Sì, ma tuo zio è ancora morto, vero?
pensi che stare seduto là ti renda speciale? Cioè che in qualche modo ti metta al di sopra della merda, ma è il contrario. Non fa altro che dipingerti un fottuto bersaglio in fronte. C'è un prezzo da pagare per tutto questo, capisci? E io sono stanco di pagarlo. Ma soprattutto ho paura di ricevere una chiamata che mi dica che ti hanno trovato morto in qualche fosso. E che cosa vuoi che faccia, allora? Che stia all'ingresso? Stringa la mano alla gente quando entra, magari dandogli una pacca sul culo? Lo gestirai con me. E dopo qualche anno, quando sarò sicuro che tutto si sia calmato, prenderai il mio posto. Ti troverai una brava donna, mi darai qualche nipote, cazzo. Sai che divertimento. È l'unico modo, figliolo. Il mondo sta cambiando. Prima la gente stava al suo posto. Ora invece tutti parlano di uguaglianza. E tutti vogliono una fetta della torta. Negri, irlandesi, musicali, tutti quanti. Il nostro modo di fare non funziona più in un mondo così. Sì. Se te ne esci con questa cosa, Lu, devi essere sicuro di quel che dici, cazzo. Sì. Lincoln Clay è ancora vivo. Porca troia. E mo tremate. Prendi Michael Cracco, completato. Indice una riunione. Ah, eccola qua, la riunione famosa per andare da Marcano con Cassandra, Vito e Burke. Dov'era al... ricordo, qualcosa con la B. Parla con Alma, mi sembra semplice. Missione secondaria sbloccata. Questa dovrebbe essere per aumentare gli introiti. Nuovo veicolo sbloccato, la Samsor Drifter. Veicolo aggiunto al servizio di consegna. Infatti non vedo l'ora di finire la campagna per mettermi a fare qualche missione secondaria. Sole, non ci vedo un'emerita ceppa. Allora, eccola qua. Perfetto, sì, era proprio questa qua che si vedeva dalla cosa. Indice una riunione, andiamo. Vai. E chi c'è qua? Ecco Burke. Tre macchine, quindi ci dovrebbe stare Vito o Cassandra. Credi che non ricordi cosa hai fatto? Dai pure la colpa a Marcano, ma sono stati i tuoi uomini ad attaccarci. Eseguivano gli ordini. Noi abbiamo delle regole. Non è un mio problema se la tua gente non lo capisce. Ah sì, sappi che sto per farlo diventare un tuo problema. Ma che cazzo di roba è questa? Porca puttana, guarda, il povero idiota preferito dalla città Thomas Burke. Cosa cazzo stai dicendo? Metti giù la pistola, Burke. Dovremmo impegnarci tutti e quattro per eliminare Marcano, quindi non voglio più sentire queste cazzate. Eliminare Marcano? Questi due lavoravano per Marcano. E questo? Sai quanti dei miei uomini ha ucciso questo stronzo perché Marcano gliel'ha ordinato? Fanculo, e fanculo anche tu se pensi che mi fidi di loro. E allora levati dal cazzo, non ci resterò certo non male. Non ti fidi di loro? Molto bene. Perché io non mi fido di nessuno di voi. In ogni caso ho distrutto le operazioni di Barbieri. Ho ucciso Lucette e tutti quei bifolchi figli di puttana. E ho salvato il tuo culo dagli uomini di Greco. Quindi la cosa che dovete decidere qui e ora è: o vi mettete in riga o vi levate dalle palle. Sappiate però che appena uscite da quella porta il vostro nome finisce sulla mia lista, proprio sotto a quello di Marcano. Ora, se abbiamo finito di comportarci come dei bambini, ripassiamo il piano. Per riuscire a far fuori un'organizzazione come quella di Marcano, dobbiamo eliminare chi sta alla base e poi risalire, come facevo in Vietnam. Senti, so che i militari ti hanno riempito la testa di tattiche e schemi, ma non pensiamo troppo. Io dico di andare a casa sua e sparargli.
Non ci vorrà più di un'ora giù di lì. Dipende solo dal traffico. E cosa credi che succederà dopo? Che tutti gli altri si stenderanno a terra e moriranno, stupido figlio di puttana. Cassandra ha ragione. Uccidendo Marcano non risolviamo niente. Il suo posto lo prenderebbe uno dei fratelli e saremmo da capo. Quindi, prima ci occupiamo dei suoi amici. Poi, quando muoiono, prendiamo i loro territori e attacchiamo i capi. Quando i vice e i capi saranno morti, Marcano sarà solo e isolato. Ed è allora che gli daremo addosso. Aspetta, che succede ai territori che prendiamo ai tizi di Marcano? Quando saranno nostri, deciderò a chi dare in gestione gli affari. Se vi do un quartiere, vi tenete il racket e tutto il resto. Ma mi aspetto anche che lo difendiate, impedendo a quel bastardo di riprenderselo. Un'ultima cosa. Avete presente quell'edificio alla del lago? Sta costruendo un casino. Marcano lo sta costruendo per mettersi in regola. Ha investito tutti i soldi in quell'affare e quando capirà cosa stiamo facendo non avrà molte opzioni. E soprattutto per lui ha un valore sentimentale. I sentimenti rendono irrazionali, avidi. Quindi è lì che colpiremo. Dritto al fottuto cuore. Ehi, bel discorso. L'avranno bevuta? Non mi importa. Sono troppo avidi o incazzati con Marcano per tirarsi indietro. Finché uno di loro non deciderà di prendersi tutto il regno. Se ci arriviamo me ne occuperò. Le foto erano un buon inizio, ma mi serviranno informazioni utili su quei vice. I posti dove lavorano, dove li posso trovare, fai tu. I fascicoli sono quasi completi. Sarò pronto quando lo sarai tu. Sono anche riuscito a reclutare alcuni cittadini preoccupati che sono ben felici di condividere ciò che sanno sul gruppo di stronzi di Sal. Troverai le indicazioni su come contattarli assieme a tutte le altre informazioni. Grazie mille. Davvero non vuoi un passaggio? Mi arrangio da solo, grazie. Ok. E l'assassinio sistematico dei capi e dei vice di Marcano era parte di quel piano? Non stavamo giocando ad acchiapparella, Cristo. Sentite, per rovesciare qualcuno bisogna prima eliminare le sue basi d'appoggio. È la stessa strategia che usavamo in Vietnam. Sulla mappa trovi delle missioni aggiuntive. Puoi incontrare Donovar per continuare a smantellare l'impero di Marcano o completare le missioni agenda facoltativo e le missioni traffico per i tuoi generali o i tuoi lungotenenti. Missione storia sbloccata. I morti non tornano. Ma la macchina? Eccola. Perché me la... Ah, sono andato lungo perché... Missione storia, corruzione compromessa. Quante cacchio di missioni c'è? Ma un boato, regà, da fa. Parla con Cassandra, calibro 45 in pugno. Allora, aspettate, voglio prima vedere quante cacchio di missioni ci abbiamo. Allora, missione secondaria. Missione secondaria. Missione storia, i morti non tornano, che si era attivata per prima. Incontra Donovan. Quante so? 1, 2... Fatemi vedere, 1, 2, i vice me ne metteva un boato là, regà, so 2, no 3, questo, incontra Donovan, quindi 1, 2 e 3, allora io mi farei subito questa qua, i morti non tornano, perché era proprio la prima che mi era apparsa. Qua arrivati, aspettiamo Donovan per le prime informazioni. Sai chi è Enzo Conti? Sammy l'ha menzionato un paio di volte. Ha 61 anni, mafioso vecchio stampo. Ha gestito Barclay Mills per decenni. Ha iniziato con le estorsioni alla ferrovia, poi è passato ai rifiuti industriali. Tutto l'equipaggiamento edile pesante e i rifornimenti per il casinò, acciaio, stampi in cemento, roba simile, è stato trasportato con i treni di Enzo. Tutta quella roba deve valere milioni. Enzo non l'avrà ceduta al primo tipo che passa. Marcano è un criminale, quindi deve avere un socio, qualcuno in regola. Se ce l'ha, è nascosto molto bene. Ho esaminato i documenti, un cazzo di labirinto. Quindi dobbiamo costringere Enzo a dirci chi è. Secondo le mie fonti, Enzo non è molto contento del casinò. Pensa che chiunque non sia Salmarcano finirà col farsi fottere. Forse basterà farlo passare dalla nostra. Dovrai metterlo sotto pressione, ma vale la pena provare. È ancora coinvolto con la ferrovia e deve pur mettere quei rifiuti tossici da qualche parte. Comincerei da là.
Dopo avergli tolto il quartiere, gli telefono dal motel e gli offro una via d'uscita. E se dovesse fallire, puoi sempre fargli un boia di Hanoi. Mappa, che faccia, com'è cambiato. Missione storia sbloccata, rifiuti. Allora, andiamo e vediamo un po' che cacchio dobbiamo combinare. Ah, dobbiamo già andare qua. Buono. Parla con Donny De Marco. Luogotenente Enzio Conti. Enzio Conti si fa il culo per dare la percentuale al suo capo a Frisco Field. È un vecchio stronzo testardo che ha lavorato sodo per diventare luogotenente di Barkley Mills. Far fuori Enzo sarà il primo passo per scoprire l'identità del suo capo e far luce su tutta la merda che gestisce a Frisco Fields. Ok, andiamoci subito a parlare. Guarda chi c'è. È bello vederti tutto intero, Connie. Porca puttana. Quando ti sei preso il magazzino a River Row c'è stato un bel po' di casino, ma ne sono uscito bene. Dicono che sai qualcosa sul deposito di treni a Barkley. Già, che rimanga tra di noi è più una cosa indipendente. Il tuo amichetto col completo marrone dice che ti serve qualcuno che segua per te le spedizioni di Pete Santini. Che vuol fare Santini? È lui che gestisce la protezione a Barkley. Se metti della roba su un treno e vuoi che arrivi a destinazione, devi pagare gli uomini di Pete. Per essere di Marcano sembra un giro da quattro soldi. Dategli un premio. Ti sei mai chiesto perché ci sono tante armi in città? Marcano e Enzo le fanno portare qui da Santini. Fai saltare gli accordi e gli affari di Pete andranno in caduta libera. Va bene. Cercherò di mettere le mani su quella mappa. Ci vediamo. E come funziona? Vai dagli uomini di Santini e senti cosa hanno da dire. Ok. Allora, dobbiamo andare dagli uomini di Santini. Colpa mia. Ecco la nostra bella macchina con la portiera. Guardate che figa. Vediamo un po'. Che abbiamo qua? Abbiamo interroga i rapinatori del treno. Interroga i rapinatori del treno. Qua invece abbiamo rifiuti, missione storia. Allora, interroga i rapinatori 30.000. Questa non è tipo pure missione storia, come vedete. Missione storia, sì. Abbiamo proprio un bel botto di cose da fare, ragazzi, eh. Qua che ci buttiamo di sotto. Questa andò con l'ombrello. Ah, sta tipo a piovigina. Cioè, dico, boh, cioè, mi dico come sarà Mattia, ma non mi pareva che... stava a piove. Voglio sventrammeli tutti, sino i boss. Cazzo, mi sono scordati i tappi. I treni di merda mi spaccheranno i timpani. Usa i miei, me li ridarai più tardi. Ce li avevi nelle orecchie? Sì, le mie orecchie, non il mio culo, principessa. Questo non si muove? E un po'. Cacchio. Ma no, sta uno sopra, quello là di spalle, eccolo qua, che sta lontana. Piano, 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 amico mio, piano. Lavori per Santini, no? Allora dimmi che vuole fare. Il signor Santini sta facendo un po' di affari vendendo armi. So dove tieni i soldi. Rimani nei paraggi, mi servi ancora. Via. Via come se piovesse. Allora, dobbiamo andare a rubare le riserve di denaro di Santini. Vediamo da che parte possiamo entrare. Allora, voglio vedere se c'è sta qualche passaggio laterale oppure c'è sta zona ostile. Aspetta. Allora, andiamo quatti qua. C'è un botto di gente, ma mi sembrano molto più toste adesso le missioni rispetto a prima. Non so voi, raga, ma mi sembra molta più gente. Ok. Eccolo là. Oh. Aspetta. Corri, corri.
Siamo sotto tiro! Venite qui! Cacchio. Tu sei un infame, sei. Oh, cacchio. Che chi è che mi ha sparato? Quindi ci lascio le penne. Ma perché spunta la gente come se piovesse? Okay. Tutte le unità, ricerche annullate. Ripeto, interrompere le ricerche. Tornare in fattoria. Non dovevi venire qui. Sono ferito. Perfetto, cacchio. Che so, i due che sono rimasti? I due... Devo andare sopra, penso. Via, via, via. Siamo, forza. Forza. Buoni, 5.000 a noi. Ma chi è? Ma, cioè, ma perché spunta gente? Guarda le armi che ci stanno qua sopra. Buono, proviamoci questa. Posto. La certa non ci pensi più. Allora, vediamo il nostro gippettino. Ho rischiato questa, eh. Questa ho rischiato, cominciano a diventare toste le missioni. Allora, ruba la mappa delle armi di Santini. Ok, quindi se rubiamo la mappa, dopo sicuramente dobbiamo andare a rubare le armi. E poi vediamo un po' che cacchio accade. Allora, la mappa penso che sia facile. Entrare. Ok. Ruba le mappe, stanno là. Sentinella, sentinella. Tocca a quatti quatti. Cacchio, una sta là. Adesso abbiamo aspettato che si avvicina. Che poi ce ne stanno altre. Stanno due laggiù. Vai, vai, vai. Corri, corri, corri. Perfetto. Balea, ecco, vai. Da qua non siamo passati. Devo forse entrare, vero? C'è sta un'altra porta. Vediamo un po', famo il giro. C'è sta un'altra porta. Piano. Forza da... Forza da là. Se no posso passare da sopra. Vediamo un po'. Piano. Buono. Che si dice? Zitti. Qua se casco mi faccio roba male. Là c'è qualcosa. Andiamo. Sopra. Cacchio. Fa casino. Abbiamo. Quello sta sotto. Questo sta sotto. Lo arriviamo a quella finestra e ce ne andiamo. Vai, vai, vai.
bello. Azione de lusso. Mamma mia, incredibile. Mamma mia, Lincoln che ha fatto a sta missione. Incredibile. Olè. Allora, andiamocene da qua prima che succeda il delirio. Eccolo, uno qua. Uno qua. Scappa, puttanella! Cogane. Perché devo sempre rischiare di morire? Sei morto, la polizia! Aspetto. Tira quella cazzo di granata! E morite? Okay. L'ha visto! Trovo tipo una specie di MP40, raga. Cacchio. Chi è che mi ha sparato? Cioè, ogni tanto mi spara qualcuno che mi ci lascia tipo le penne. Ma là dietro, è un MP40. Sta qua camperato sto schifoso. Okay. Ho trovato qualcosa. Ecco! E vabbè, cioè, è un continuo, porco cane, raga. Continuo rischia. Cacchio, ma che cacchio? Cioè, vorrei sapere chi è che mi spara. Cazzo, ricarico! Cacchio, arriva qualcosa. Perfetto. Sta uno laggiù, uno lassù. Porco cane, ma... Aspetta. Dove stai? Al riparo! Ok, ne manca uno. Cacchio sta sto schifoso. È un piacere vederti. Ok, va quel paese pure tu. C'ha la miseria. Abbiamo tutto. Abbiamo i soldi. Ok. Questa è un botto di roba. Ok. Che dobbiamo fare qua? Dobbiamo tipo rompe cosa delle munizioni. Che cacchio famo? Rovina le vendite di armi. In che senso? Ok. A posto. Bene così. Abbiamoci la Jeep. Che sudata. Allora, questo l'abbiamo fatto. Andiamo a vedere zoom meno R2. Vediamo un po'. Questo l'abbiamo fatto qua. Connie, questo l'abbiamo fatto. Barclay, corruzione compromessa. Incontra Donovan, questa non ci interessa. Incontra Donovan, non ci interessa. Connie si guadagna da vivere. Parla con Maria Bava. Bel nome, soprattutto non bel cognome. Quello che mi aspettavo. Che topa. È stato un errore, non voglio problemi. Mi hanno detto che lavori alla discarica. Forse potresti essermi utile. Ti chiami Maria, vero? Mm-hmm. Maria Bava. Sono stata alla discarica solo un paio di mesi, al recupero crediti. Incredibile, lo so. Il capo della baracca è Paul Simmons, ma tutti lo chiamano Pappy. Devi fermarlo. Perché? Che sta facendo? Scarica rifiuti nella baia, frega gli autisti delle altre aziende di smaltimento. Ma questo... Non è la cosa peggiore che hanno fatto, no? Stanno ammazzando della gente. Pappy, il signor Simmons, urla sempre quando parla al telefono. Stava litigando con uno di quei pulitori. Continuava a dire che li aveva pagati per far sparire qualcuno.
Sai quando si faranno vedere questi pulitori? No, ma forse qualcuno degli altri che lavorano alla discarica sì. Andrò a cercare informazioni su questi pulitori e sul resto degli affari della discarica. Andrà tutto bene, Maria. Hai fatto la cosa giusta. Uno che lavora per il signor Simmons potrebbe sapere della discarica illegale e dei cadaveri. Ok. Aspetta che sta a fare una gridinata. Visto che qua sono visto sto tipo un coso per il medikit, forse la stanza da prima. Eccolo. Perfetto, quindi ce lo prendiamo che mi manca uno. Direi di farci, vediamo un po', una delle prime missioni, rifiuti, sabota la discarica. Potremmo fare anche nel prossimo video, se sei d'accordo. Facciamo nel prossimo video e poi vediamo un attimo come riprendere quella di treni, perché non mi fa andare avanti, non vorrei essere tipo buggato. Ci vediamo quindi al prossimo video con Mafia 3. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.